Salve a tutti, gente, bentornati nel mio canale YouTube. Andiamo oggi a continuare la campagna single player su Call of Duty Black Ops 3, ragazzi. Gioco veramente spettacolare. Se vi siete persi la prima parte, il primo gameplay di questa lunga serie, ovviamente potete come al solito vederlo sempre da qui. Bene, ragazzi, per adesso, invece di perderci in chiacchiere, vi lascio il gameplay e vi auguro una buona visione. Bene, ragazzi, come anticipato nella intro, quindi andiamo a continuare la campagna con la seconda missione. Vediamo cosa ci propone questo Dove fantastico sono? gioco. Calmati, è tutto ok. Rilassati. Andrà tutto bene. Li abbiamo fregati. Ci siamo riusciti. Gli uomini supereranno sempre le macchine. Purtroppo hai subito ferite molto gravi. Sei stabile, ma non ti riprenderai presto. Chi sei? E beh, direi, cazzo, ci ha scippato le braccia, Sono ci ha io, ammazzato di Taylor. brutto. Forse è ora che ti svegli, non trovi? Questo è quello che ci ha salvati. Cioè, veramente volevo dire da quel lato, sì, perché sbaglio sempre lato ad indicare. Non so perché, cazzo. Ehi, Zurigo, 29 ci sei? ottobre 2005, quindi neanche... No, Bentornato. 2054, 12 dicembre Taylor. 2054. Sì. Siamo abbastanza avanti. Sai che ti sta A voglia. succedendo? Le braccia meccaniche, vabbè, gliela strappate tutti e due, È il un sogno. bastardo robot. Beh, in un certo senso. Diciamo di sì. Del resto puoi sempre svegliarti. 13. 12 dicembre 2054, ore 7:30. Siamo a bordo di un treno privato diretto a Zurigo, alla sede centrale della Coalition Corporation. Cioè, non Il so se state nostro notando le vetrate, carico ma dove è un cazzo è sto prototipo per la treno? ricerca neurale dell'accordo di Weasel. In sostanza, si tratta di un software autonomo che è in grado di riscriversi per interfacciarsi con qualsiasi altro sistema. Roba all'ultimo grido per l'epoca. Destinata a Fantastico. rivoluzionare un gran numero di applicazioni civili e militari. O così sarebbe stato se il treno fosse arrivato a destinazione. Un software che si riscrive in base a dove viene montato, spettacolare. Che Alle diavolo sta 7:31 succedendo un qui? gruppo di terroristi ha fatto esplodere un ordigno sul treno. Ma che cazzo è? L'attentato è costato anni di ricerche nel campo Ma della sarebbe una robotica. sorta di ricordo, se non sto capendo Devi male. sventarlo. Non è reale. È impossibile. Che mi sta Infatti. succedendo? Ora sei in uno stato di coma indotto necessario per l'intervento chirurgico. Hai un nuovo congegno in testa, si chiama DNI, un'interfaccia neurale diretta. Ne ho una anch'io che mi Cazzo. permette di comunicare con te. La DNI è ciò che collega la tua mente al tuo nuovo corpo e al mondo che ti circonda. Siamo connessi. È un Questa automa, cioè è diventato un è una automa, ecco. simulazione nelle nostre menti. Ma hai ancora Ma molto da allucinante. imparare. Adesso siamo nel 11 mondo dicembre reale, credo. 2054, ore 11:30. No, neanche Le adesso. forze di sicurezza di Zurigo ricevono una soffiata anonima sul nascondiglio di un gruppo di terroristi. Purtroppo gli svizzeri fanno l'errore di sottovalutare la potenza di fuoco di quegli stronzi. Vengono colti alla sprovvista e ne escono a pezzi. Risultato? Il treno fa boom. Ricordi Diaz? Forse sì. Ti farà prendere confidenza con le nuove cose che puoi fare. Armando Diaz, sistema un attimo il microfono Comunicazione, che ho messo fratello. male. Dobbiamo sincronizzarci. Ehi, Taylor! Brutto coglione! Non ha sentito un cazzo. Se voglio parlarti, la DNI trasmette su un canale protetto. Ma Non devo parla neppure anche con altre pensarci. voci questo, che Ma cazzo. sappi che non ti conviene apostrofare Taylor come ho fatto io. Ti concerebbe peggio di quei robot. Ok, vediamo se ci riesci, senza fare la fine di quegli svizzeri pieni di buchi come il loro formaggio.
Proviamo. Ok, via le sicure. Vai fuori tutti quegli stronzi. Ma una mira spettacolare, veramente. Occhio. Scusate un attimo, ho dovuto mettere pausa, quindi... Spara tre colpi alla volta, non è che sia fenomenale questa cosa, non mi attirano queste gemme di fucile a me. Preferisco la raffica più che altro. Sono un po' ovunque, direi, sti stronzi. Ti ho sgamato, bastardo, nel culo ti sparo, bastardo! E l'altro che si nasconde dietro il pilastro. Come faccio saltare questi? È una bella cosa, direi. Qua ce n'è un altro per saltare, vediamo. Prendo la via centrale. Non c'è mai una sola strada. In anch'io, alto, basso, ragazzi, destra, già sinistra. L'ho presa la via ogni centrale. Soluzione ha i suoi vantaggi. Qua dentro che diavolo c'è? Punto interrogativo. Niente. Ma ancora non ce l'ho i super salti. La DNI ti fornisce informazioni. Peccato, essenziali per analizzare meglio il campo di battaglia. Passa alla modalità tattica. Come aprire gli occhi per la prima volta, eh? Ma bellissimo. Sinceramente non so che mi è cambiato. Ah, bellissimo. Mi fa vedere i nemici dove sono, anche dietro gli ostacoli. A voglia, altro che come aprire gli occhi per la prima volta. Ma fantastico. Ma sti stronzi, ma io l'ho rilanciata la granata, m'hanno fottuto. Sì sì, ma voglia di nasconderti dietro la lamiera. Tanto lo stesso ti prendo. Non capisco però quando è attivato. Bene. E quando è disattivato. Sfrutta la mobilità avanzata. Ci vuole un po' per prendere la mano. Invisibile. Ma migliorerai col tempo. Provaci pure. Se ho scommesso su di te. La sfrutto. Premi A mentre corri parallelamente a una di esse. Non male, ma bellissimo. Non male. Cammino sui muri. La modalità tattica evidenzia razzi, granate e altre minacce in arrivo. Qualcosa lampeggia in rosso. Quindi direi che così è staccata. Un attimo, così. Un attimo. È staccata pure, che cazzo è? Evite il campo. Ma quella era Diaz. Ah ecco, così è attivata adesso la modalità tattica. Ma se io ci vado direttamente da qua e li scasso da qua. Allora iniziamo andando qua, non vedo nessuno. Ah, tu ti eri mimetizzato, stronzo. Diaz, ma che cazzo ti metti lì? Mi aveva fottuto, ragazzi, sto stronzo mi aveva fottuto. Ma che cazzo spari? Bastardi, vi nascondete. Sono le zone certo pericolose, quelle da cui è meglio stare alla larga. Ci sono rinforzi al camion. Ok. Ho ricevuto il messaggio. E intanto ammazziamo questi stronzi. Allora, ma se ci vado da qui? Ma dove sali? Ma dove sali? Via, bastardi! L'ho sgamato a questo qui nel piedino. È stronzo! L'ho preso nel piedino, bastardo! No, no, stavo dicendo anche prima, non ho ancora il super salto però. E questo mi dispiace. Ma dove diavolo è andato? Io non l'ho capito. Ah, è salito. Cioè, ero nella finestra. Non ho capito che cazzo è successo. Tu muori, bastardo. Granata? A chi cazzo l'ha lanciata sta granata? Quanto saprei. Devo andare qua, ma vorrei fare un giro prima un attimo.
bastardi. Ma che spari, ma dove vai? La modalità tattica è condivisa da tutta la squadra. Se uno di noi vede qualcosa, lo vedono tutti. Anche attraverso le coperture. Benissimo. Avanti! Ma morite, maledetti. Qua mi sa che ce n'è abbastanza. Occhio alle munizioni, riforniscili se necessario. Riforniscili. Dove? Qui. Basta aprire gli occhi. Questo penso che sarebbe una sorta di test, questo che sto facendo. Però mi piace come tutto il resto di sto gioco, mi piace. Via, colpo in testa, stronzo, morto pure lui. Ho bastardo per pochissimo. Sì, sì, tu stai scoperto. Gli sparo nelle braccine a sto stronzo. Ce n'è parecchi, ma non finiscono mai, ma che cazzo è? Finiscono mai qua. I soldati infiniti sono, ma che cazzo è? Li sto sterminando, ma non si finiscono, sono infiniti. Non ce n'è più, io spero. La DNI non aiuta solo a comunicare tra noi. Sì. Ci permette di interagire con molti sistemi informatici, come ad esempio quelli delle unità robotiche più semplici. Lui parla, io mi faccio invece il giro. Invece i robot bipedi più sofisticati sono un altro discorso, fratello. Quei figli di puttana hanno una mente collettiva. Prova a violare e controllare tutta quella roba. Pam! Addio cervello. Ma questi... sono una passeggiata. Avanti. Prova a violare. Scopriremo che c'è oltre questo. Bellissimo il drone. Rieccomi. Allora, violiamo il drone. Lo sto controllando. Forza. Prova a violare un drone. Facilissimo, no? Da quelle parti deve esserci un generatore. Distruggilo e la porta si aprirà come per magia. Allora. Ma non è che mi piace molto, preferivo quello che volava. Perché ho preso sto coso qui? È bellissimo, posso anche sparare. Vabbè, ovvio, sennò che cazzo servono sti cosi? Ovviamente. Vuoi vedere una cosa grandiosa? Distruggi quelle vasche. Vediamo che succede. Bellissimo! Cioè, me lo potevi dire anche prima, però. Non posso mirare, questo non è che mi piaccia molto, però posso sparare così senza ritegno. E questo invece mi piace. Ma date quello che volete, io mentre vado avanti, poi ammazza tutti, stronzi. La vasca, ecco, me l'aveva detto lui prima. Ma non si distruggono le vasche. Questo mentre mi sta ammazzando. Via. Allora, andiamo all'obiettivo e lasciamo fottere ste cazzo di vasche, perché mi stanno facendo perdere solo tempo, in poche parole. Via, ammazziamo tutti questi stronzi. Eccolo, fai saltare il generatore, così possiamo entrare. Io distruggo tutto e tutti qua. Distruzione totale, anche questo cosino non è che sia il massimo, mi sa che ho distrutto il cosino, non ho distrutto tutto il resto.
sa che il drone è messo male. Ma si distrugge sto coso? Oh, finalmente si distrugge. E ora ci siamo veramente, dai. Bersagli, secondo livello. Se ti piace combattere con stile, usa violazione ora le volta su quelle. Ora ci penso io. Allora, quello là sopra, intendomelo gioco che ha rotto le palle. Faccene un altro nascosto dietro il pilastro. Rotta l'ambiente, distruggi quelle vasche. Una granata! Stiamo... Granata, esplodete, stronzi. Allora, mi devo nascondere. Bene. E devo usare questa, sì, appostissimo. Ora vi disintegro, bastardi. Torretta contro torretta, quale delle due vincerà, bastardi? Le vasche, sì, a voglia. Non so che sto sparando, sto distruggendo tutto, la torretta l'ho distrutta. Ma le vasche non capisco perché non cadono. Comunque mi sa che posso andare avanti. Gli stronzi si sentivano al sicuro. Usciamo dalla torretta, che diavolo succede? E mi nascondo qui. Dove vai? Dove vai? Dove vai? Ma non lo becco! Dai! Non lo beccavo, basta. Allora, qua ce n'è parecchi e mi fottono, bastardi, sì. C'è una torretta che mi punta. Non mi piace sta cosa. In testa, maledetto. No, 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 la torretta no. Un po' troppo stronze le torrette da distruggere col mitra. Però voi no, bastardi, a voi vi ammazzo senza problemi. Colpo alla testa, bastardo. Ma come passo di lì che bastardi? Ci sono 20.000 torrette. Muori. E questo se n'è andato pure. La torretta maledetta, via. Bene, mi sa che posso andare. Più avanti. Sì, una volta dentro, libera. Interfacciati con il terminale centrale, scarica più dati che puoi. Benissimo. Ma che cazzo sono sti cose? No, via. Hey, calma. Va tutto. Ecco i flashback del robot, via. Respira e dimmi cosa Questi è successo. Non ci volevano. Ero in Etiopia. Flashback del robot, ecco che cosa è successo. I robot, ho rivissuto tutto. Che mi sta succedendo? Cazzo. I tuoi sensi fanno riemergere ricordi vividi. Rievocare suoni, immagini, parole di canzoni. Pensare a cose a cui non pensavi da anni. La DNI rende tutto più intenso. Piccole interferenze nelle ottiche, rumori di fondo. Cose che accadono. Doveva esserci qualcosa. Il dottore di può sistemare certe tutto. Cose, ma dobbiamo solo ricambiare i droni che mi ha dato nel cervello. Era normale. Starai bene. E adesso? Adesso? Speriamo. Interfacciati con quel terminale. Dopodiché potrai estrarre ed elaborare le informazioni in un batter d'occhio. Interfacciamoci. Dai, cosa stiamo aspettando? Ok. Oh. Avevano un infiltrato alla quale scenso. Xavier Grazie a lui Irzel. Avevano tutto il necessario per superare la sicurezza del treno. Quegli svizzeri ci hanno messo 6 ore a scoprire questa informazione. Risultato? Il treno fa boom. A te sono bastati 6 minuti. Sarebbero stati 5. Ecco, se non avesse dato di matto quando ho visto quei boom, quindi. Bene, e adesso? Vederci. Ora troviamo quel bastardo. Direi. (Susurra)
appartamenti High Rise, 11 dicembre 2054. Ma neanche il tempo di esplodere la bomba, e certo col robot ci credo, bella minchia. Avvertito dai suoi amici terroristi, l'infiltrato si era preparato. Aveva dei robot da guerra belli e grossi. E si è salvato il culo. E così le forze di sicurezza di Zurigo si sono fatte fregare. E il treno fa boom. L'abbiamo perso. Come dei coglioni, direi. È andato. Ricordi la specialista Saraol? Sarà lei la tua prossima guida. Fa tutto quello che ti dice. L'ho addestrata io stesso. È un'esperta di intelligence. Fin okay. Dai tempi in cui serviva ancora qualcosa. Prima delle DNI bisognava leggere libri. All'Accademia Taylor me ne ha fatti leggere tanti. Beh, certe conoscenze vanno apprese. Ai nostri tempi si leggono ancora i libri. E ci sono anche gli ebook, ma... Tempo che sempre spesso libri sono. Non abbiamo. Ok, recluta. Da qui in poi la simulazione devia dagli eventi storici. Il robot ma non per questo sarà meno reale. Spero di no. Usa l'immaginazione. Vabbè, è tutta una simulazione. Ti mando questo le sue coordinate. E il robot è andato. Ora capisco perché piace a Taylor. Ma a me piace pure sto vederlo. Gioco, quindi piace a Taylor. A me piace il gioco, perfetto. Giù. Il bersaglio sta violando i talons di Zurich. Che cosa significa? Che ha paura. Se non è davanti a un computer. Casa caga. Può solo significare che anche lui ha una DNA. E qua? Sei in gamba, recluta. Ma grazie. Dove sei andato però lei? Giù. Dove sei andato? Via. Quindi il qua dobbiamo correre, direi. Ecco qua c'è lui, lo sto vedendo. È davanti a noi il bastardo. Usa quel cartellone per oltrepassare il treno Maglev. No, cazzo, sbagliato. Ritorniamo su, vediamo se ce la faccio da qui. Non ce la potrò fare mai da qui. Cazzo, devo usare il cartellone sopra. Sì, ora. No, sono rimasto qua come un coglione. Ma dai. Se lo perdiamo sono cazzi tuoi, recluta. Ok, attiviamo una nuova cyber abilità. Paralisi dei sistemi. Non ucciderlo, recluta. Ci serve vivo. Vai. Attenzione, i civili non sono bersagli. Vai, io ci si sto provando. Si dirige al centro storico di Zurigo. Vai. Un paio li ho sparati. Via, io lascio fottere tutto e devo salire. Ma mi hanno ammazzato come un coglione, ma vaffanculo, Dio. Si dirige al centro storico di Zurigo. Vai. Sì, va bene. Ci stai prendendo la mano, eh? Non puoi usare le cyber abilità sì, come ti pare. Devi lasciarle ricaricare. Tieni d'occhio l'interfaccia. Eh sì, questo già me l'avete detto prima. Inizia a piacermi. Ogni tanto uso il mitra. Distruggili. Mi piace, wow. Via. Scivolata. Non deve fuggire, recluta. Beh sì, questo l'ho capito. Ma io ci provo a venirti dietro. Ma e vai. L'ho disattivato, sì. Bastante. Prendilo, recluta. È come fosse facile. Cazzo, non cadere. È la tua occasione, prendilo. Preso, bastardo. Non è andata bene, eh? Occhio ai vetri. Temo che il nostro bersaglio finirà all'altro mondo nel come giro non l'ho di beccato. 15 secondi. Non deve accadere. Ah, vabbè, prima quello. Ci servono le informazioni. Ah. Dubito che sia nelle condizioni di parlare. Non deve. Effettivamente sì. Ha una DNA. Ce le prendiamo noi le informazioni. Molto più semplice, direi. Proteggendole con vari protocolli di sicurezza, la DNA registra e archivia le esperienze vissute dal suo proprietario.
Ma dove è caduto? Era un materassino e solo si è spaccato tutto ugualmente. Molto estremi. Vabbè. È possibile estrarre queste informazioni con la forza. Puoi introdurti nei questo ricordi delle un caso persone, estremo. Nei pensieri, nel subconscio. In questo modo scoprirai i piani dei terroristi. Ho la sensazione che ci sia un... Devi sapere che questa procedura è molto traumatica per il soggetto, al punto che l'ingresso nel suo subconscio può indurre la morte cerebrale. Per lui, non per me. Ucciderlo. Credimi. Vabbè, ma tanto dice che lo dobbiamo uccidere, modo quindi. Di morire. Tanto morirà comunque, l'hai detto tu stessa. Pazienza. In più è un terrorista di merda. Quindi te la suchi. Che sta succedendo? Stiamo entrando nei suoi ricordi. Scanning. Credo che abbiamo preso poco adesso quello che ci niente. Interessava. E adesso? So dove sono. Sai tutto. Usano i vecchi tunnel ferroviari per pianificare l'attacco. Gli svizzeri hanno impiegato settimane come per loro, scoprire però. Tutto questo. Secondo te cosa sto tu per 5 dire? Minuti. Risultato? Il treno fa boom. Tu 5 minuti. Sai prendere decisioni difficili quando ah, devi. Ecco. Ora possiamo andare Grazie. Avanti. Bene ragazzi, direi che il gameplay di oggi termina qui. Spero che vi sia piaciuto. Noi ci rivediamo domani con un altro gameplay. Voi al solito, nel frattempo, non dimenticate di lasciare un bel like, commentare, condividere e mi raccomando iscrivetevi al mio canale YouTube. A domani ragazzi!